decima edizione della mostra del Fiore di Cepagatti, ospitata qui nell'area dell'Istituto Agrario, non a caso. Noi abbiamo tenuto fortemente ad organizzare questa manifestazione per la decima volta, il decimo anno di una manifestazione che è stata ripresa dal passato. Negli anni 70 iniziò la mostra del Fiore qui all'Istituto Agrario e poi da 10 anni è stata ripresa questa bella fiera e questa bella mostra di colori e di sapori, perché oltre ai fiori ci sono anche tutti i prodotti artigianali, i prodotti enogastronomici tipici del nostro Abruzzo. Abbiamo animato poi tutta la manifestazione con delle band, degli artisti locali, come vedete qui alle mie spalle, che si esibiranno durante tutti i 2 giorni di festa, oggi e domani, presso l'Istituto Agrario di Villarea. Presidente, la scelta di questa location non è casuale, perché questo istituto va rilanciato. Questo istituto ha un valore storico e un potenziale culturale non indifferente per lo sviluppo e l'economia di questo settore. Bisogna puntare, crederci soprattutto in questo, perché la floricoltura è oggi uno dei punti di sviluppo maggiore e maggiore possibilità per i ragazzi di lavoro. Cosa può fare la provincia di Pescara per aiutare l'Istituto Agrario di Cepagatti? La provincia di Pescara può sicuramente, sotto il profilo strutturale, dare una mano, ma dobbiamo attivarci per recuperare dei fondi per queste strutture.